accerta che il candidato, signor Francesco Carlo Spina, ha riportato tra i due candidati alla carica di sindaco, ammessi al turno di ballottaggio, il maggior numero di voti validi, cioè il numero 15.396 voti validi. Quindi il Presidente, alle 16 del giorno 12 giugno 2013, proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di Scena il signor Francesco Carlo Spina. Tensioni allentate e grandi emozioni quelle consumate nel primo pomeriggio di mercoledì 12 giugno 2013 nell'auditorium di Santa Croce. Qui, a due giorni dal voto amministrativo, Francesco Spina è stato proclamato per la terza volta sindaco della città di Biceglie. Il candidato delle sole liste civiche, con l'unico riferimento nazionale a Mario Monti, si è mostrato particolarmente commosso nei momenti salienti. La sua, d'altronde, è stata una vittoria non scontata, che lo vede oggi indossare ancora quella fascia che a febbraio ha rimesso, idealmente, al voto dei cittadini. Un tricolore che Spina riconquista dopo aver sconfitto personalmente e con largo margine al ballottaggio i partiti forti del centrodestra che fino a ieri componevano la sua di maggioranza. Ecco quindi le parole che hanno seguito l'investitura ufficiale. Diceva che è stato un momento complicato della vita sociale, della vita politica, quando ci sono situazioni complesse sul piano politico, ci sono anche momenti di tensione, di accelerazione. Ritengo che da oggi debba cominciare un percorso di ancora maggiore e più intenso dialogo tra le forze politiche della città. Dobbiamo cercare di privilegiare un momento di unità nell'interesse dei cittadini che richiedono poi risposte amministrative importanti. Guardiamo avanti, soprattutto guardiamo avanti con le parti delle città democratiche, con le parti che vogliono continuare a crescere, e spero veramente che tutti i candidati, anche quelli non presenti, sappiano recepire questa nostra volontà di andare avanti insieme, uniti nell'interesse della città. Un augurio che in bocca al lupo soprattutto tocca oggi farlo a tutti i cittadini di Biceglie. Presenti in sala molti dei neoconsiglieri comunali di maggioranza e opposizione e i due candidati sindaco del centrosinistra, Angelo Antonio Angarano e Francesco Napoletano. Assenza evidente, invece, che nessuno però ha voluto rimarcare, se non indirettamente, quella del candidato avversario al ballottaggio, Gianni Casella. Ma questo è il giorno del ritorno del re e delle sue di dichiarazioni, comunque distensive. Biceglie perde questo senso di oppressione che non è per me polemico, ma era un dato di fatto che ha avvertito la città. Noi quando facciamo i sindaci dobbiamo registrare anche quello che la città dice. Il voto rappresenta non un errore dei biceliesi, qualcuno sbaglia a dire sono strani i biceliesi, non hanno capito, non hanno percepito, i biceliesi hanno capito tutto e bene e hanno dato una risposta che nei numeri è straordinaria. Mai vinto un ballottaggio il sindaco nella città con una differenza 62-38, nonostante il valore anche del candidato avversario al ballottaggio di Casella, che non era per niente un candidato scontato nella sconfitta, ma rappresentava il punto di riferimento di un progetto di coalizione molto forte, che vedeva però una visione più partitocratica, più legata all'aspetto politico e partitico piuttosto che ai cittadini. Tra le due visioni Biceglie ha scelto i cittadini, Biceglie penso che abbia scelto questo sentimento forte di libertà che si è sentito in questa campagna elettorale. A chi vuole dedicare questo giorno? Beh, lo dedico un po' alla mia famiglia in primo luogo, per quello che hanno subito anche indirettamente, qualche volta anche direttamente durante questa campagna elettorale. Lo dedico a tutti gli amici, lo dedico anche agli avversari, perché questa dedica deve servire per recuperare un rapporto personale. Una dedica pure, diciamo, a chi non è più, la dedico a mia madre, diciamo, che in un momento probabilmente ci ha anche protetto in questo momento.